Ciao a tutti, parliamo di herpes. Ne parliamo perché in questo periodo dell'anno in cui magari si prende del sole, facilmente capita di avere dei ponfi giganteschi sulle labbra perché l'herpes è un virus e quando si contrae, rimane, diciamo, in circolo come nostro amico per tutta la vita. E tutte le volte che ci troviamo in una situazione di stress per cui, il nostro sistema immunitario è un pochino stanco, quindi siamo stanchi noi, siamo fiacchi, siamo sotto stress, l'herpes, il nostro amico herpes, si va a vedere manifestando magari questa tumefazione sulle labbra, che è anche dolorosa, oltre che essere antiestetica da morire, e che punge, dà fastidio, e quando si aprono le vescicole, lasciamo perdere cosa succede, e voi tutti che magari conoscete perché soffrite di herpes sapete che cosa significa. Quali sono i rimedi? Innanzitutto non tutti sanno che l'herpes si manifesta soprattutto quando c'è uno squilibrio tra due aminoacidi, che sono arginina e lisina. Grosse concentrazioni di arginina aiutano il virus dell'herpes simplex a replicarsi e quindi anche a manifestarsi, mentre basse concentrazioni di lisina aiutano questa cosa. Bisogna quindi cercare di ribilanciare, anzi di aumentare la concentrazione di lisina che contrasta la replicazione del virus per cercare di tenerlo lontano. Questi due aminoacidi si trovano nell'alimentazione e quindi per contrastare il sopravvenire, la manifestazione dell'herpes, bisogna cercare di mangiare alimenti che contengano il più possibile poca arginina e il più possibile molta lisina. E quali sono questi alimenti? Allora, gli alimenti da evitare assolutamente sono il cioccolato e certa frutta secca, come ad esempio le noci e le mandorle, che sono appunto ricche di arginina. Mentre alimenti ricchi di lisina e non si può dire poveri, ma che contengono meno arginina, sono soprattutto il pollo, ad esempio, e il salmone. Si può comunque fare ricorso, e ci sono sul mercato, a degli integratori di lisina che sono consigliati soprattutto quando l'herpes è nella fase acuta, quindi quando è manifesto. Anche l'omeopatia ci viene in aiuto per quanto riguarda la cura, se vogliamo, dell'herpes labiale, con un rimedio che si chiama RUS, toxicodendron, che viene usato oltre che per l'herpes labiale anche in altre situazioni in cui ci siamo in presenza di dermatosi di tipo vescicoloso, quindi anche eczemi, anche eritemi solari particolarmente intensi. Comunque chiedete sempre il parere del vostro farmacista e del vostro medico prima di utilizzare qualsiasi rimedio, anche se omeopatico, anche se naturale.